Certo, è una novità quella di aver allargato a una settimana il classico weekend delle aperture. Una novità che non nascondo è legata ad una necessità che abbiamo avuto a giugno-luglio di creare il programma e far coincidere le nostre inaugurazioni ed aperture. Allora, proprio con i miei colleghi del Consiglio di Start abbiamo detto: lasciamo o raddoppiamo? E a questo punto abbiamo deciso insieme di raddoppiare. Raddoppiare significa non solo raddoppiare i due weekend, ma rilanciare, secondo me, quello che è il nostro intento, cioè creare l'attenzione sulle gallerie d'arte contemporanea, dare la possibilità al pubblico milanese e non di venirle a visitare anche nei weekend e soprattutto anche legarci e dare la possibilità alle gallerie private di rapportarsi con le istituzioni pubbliche, come è la giornata di oggi qui a Villa Reale. Il contemporaneo a Milano vive, certamente vivere è meglio che sopravvivere e non so per quanto si possa, perché non nascondo che molte gallerie, specialmente le giovani gallerie, fanno molta fatica oggi a sbarcare il lunario, non solo perché diciamo viene a mancare probabilmente il supporto istituzionale di queste mancanze museali eccetera, ma proprio perché il nostro lavoro sempre più ha bisogno di relazionarsi con l'estero. Molte di noi, molte gallerie, fanno quasi 4-5 fiere l'anno e con costi che non nascondo sono anche proibitivi. Però l'unica possibilità oggi per le gallerie italiane e milanese è proprio quella di rapportarsi con l'estero. Oggi MiArt non è riuscita ancora a creare una sua propria identità. Al tempo in cui me ne occupavo io, vedevo proprio l'impossibilità di alcuni miei colleghi stranieri che con tutta la loro buona volontà mi dicevano: ok, per questa edizione vengo, e poi l'anno dopo non riconfermavano, non perché Milano non aveva risposto economicamente, perché non nego che alcune gallerie non hanno quel rapporto, come molte gallerie italiane hanno, di riscontri immediati sulle vendite, ma vogliono lavorare almeno sull'immagine. Beh, le gallerie straniere, specialmente quelle americane, avevano un'impossibilità di lavorare proprio per la difficoltà di una banalità. Un trasporto Malpensa-Milano incide quasi quanto un New York-Milano e addirittura i tempi: se un trasporto New York-Milano è di un giorno e mezzo, massimo due, per sdoganare un lavoro dalla Malpensa ci vuole una settimana. Quindi queste impossibilità burocratiche, io ammiro anche l'assessore che che dichiara fare molto con poco. Le gallerie italiane e le gallerie milanesi hanno fatto per tanto tempo tanto con poco, però quello che vorrei tentare è questo snellimento e possibilità di accorciare i tempi burocratici. Questi sono veramente una piaga nel nostro paese. La centralità è anche questo è un luogo comune, è anche una banalità. Basti pensare che durante la settimana di Frise vedo tanti anche milanesi farsi chilometri a piedi per vedere una galleria o l'altra e non lamentarsi mai. Non abbiamo visto per esempio la potenzialità che ha avuto un quartiere come Zona Ventura o come Zona Tortona nei loro decentramenti, però sono stati decentramenti legati a delle volontà di piccoli imprenditori, mai accompagnati da una volontà politica. Quando si parla di decentramento
vorrei che veramente ci si sedesse a un tavolo amministratori e privati e si cerchi di fare veramente un'azione. Milano deve farsi una ragione di questo dislocamento, però è anche vero che è la bellezza di questa città, quindi andare a ritrovare i vecchi laboratori di Zona Ventura il sabato, la domenica e, come mi ricordo, nell'East Village a New York le gallerie allora aprivano la domenica, questo potrebbe essere una formula. Non vedo perché si crea un grande clamore, tanta folla durante il Salone del Mobile e poi nelle altre kermesse, vedi come questa, ci si lamenta di dover prendere una navetta o andare in bicicletta a visitare le gallerie.